Spero che mi sentiate, sono Marco Di Maio, sono in collegamento con voi da Buenos Aires, tra l'altro dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Buenos Aires. L'Argentina è peraltro un sistema presidenziale con... Mi ho tolto la parola. Purtroppo, esatto, è un sistema che non consente a Marco Di Maio di... diciamo collegarsi con noi. Vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Marco Di Maio, lo conoscete, il nostro capogruppo in prima commissione affari costituzionali alla Camera, è ovviamente per motivi politici in Argentina, ma ci teneva a dare il suo contributo alla discussione di oggi. Se non riusciamo a ripristinare subito il collegamento con Marco Di Maio, direi che nel frattempo possiamo proseguire con i nostri lavori e ricollegarci dopo con Marco Di Maio. Chiederei a questo punto al Presidente Violante, alla luce ovviamente della sua esperienza a 360 gradi da giurista, professore universitario, Presidente della Camera dei Deputati, di aiutarci, diciamo, in queste riflessioni, anche come sempre stimolando con spunti critici la riflessione e il confronto. Prego Presidente. Grazie, ringrazio per questo invito. Dunque, io ho suddiviso questo intervento in 9 brevi proposizioni, per essere più preciso. La prima è questa: le democrazie muoiono per suicidio, non muoiono per omicidio. Muoiono, cioè, quando perdono la propria ragione d'essere. La cosa non è secondaria oggi, perché abbiamo dall'altra parte l'operazione di Putin, un'operazione che si regge su un fortissimo impianto ideologico. Allora, se da questa parte del mondo non c'è un impianto valoriale altrettanto forte, sia pure su terreno diverso naturalmente, è difficile reggere lo scontro. Secondo concetto, noi non stiamo curando la democrazia. Nel senso, la democrazia non è è frutto della ragione, della passione, non è stata mai regalata a nessuno, è stata sempre costruita col sangue, e quindi si può perdere. Si può perdere, siamo la curi. Con noi, io credo che in questa parte del mondo l'abbiamo dato come un dato scontato. Non l'abbiamo curata a sufficienza. Le vicende di Trump negli Stati Uniti, ma non solo, dimostrano questo. Devo dire che c'è un punto sul quale mi permetto di chiamare l'attenzione, e il punto è questo. Chi deve trasmettere i valori di una società democratica? Gli insegnanti. Qual è il ruolo che hanno gli insegnanti nella nostra società? Riconosciamo il ruolo degli insegnanti? E se un professionista non è riconosciuto dalla società nel suo ruolo, può trasmettere i valori di quella società? Ecco, io credo che questo è un tema che da una forza politica democratica, e come dire, è dentro le cose come voi siete, dovrebbe essere affrontato. Stesso punto, c'è una specificità italiana nella fragilità della democrazia ed è la instabilità. Non è tanto la lunghezza del tempo che corre per fare i governi, in Germania hanno messo molto di più, però quando lo fanno poi è stabile, cioè non si cambia. E questa instabilità è diversa dalla instabilità della cosiddetta Prima Repubblica, che quella instabilità era, se permettete, una clausola democratica. Perché? Perché c'era un solo partito che governava, diviso in correnti, e chi governava era la corrente vincitrice del congresso, bisognava evitare che quella corrente acquisisse un eccesso di peso. Per cui dopo un anno e mezzo si metteva d'accordo o con il PC o con l'MSI o con entrambi e fra cadere il governo si ricominciava. Guardate, i ministri erano sempre gli stessi, non cambiavano. Cambiava la responsabilità, perché si voleva evitare che lo stesso dirigente politico avesse un eccesso di potere perché controllava troppo a lungo la polizia o gli esteri e così via. Interessante, Kissinger nelle sue memorie racconta un incontro con Moro e gli dice: scusi, ho incontrato 6 mesi fa il ministro degli esteri ed era un altro, incontro lei adesso, tra 6 mesi incontrerò forse un altro ministro degli esteri, ma non potete darvi un po' di stabilità? Moro risponde: voi dovete preoccuparvi della stabilità della linea politica, chi la porta avanti ci pensiamo noi, cioè la stabilità della linea politica. Questa instabilità è instabilità di governi e di linee politiche. In questo senso è molto più grave di quella precedente. Quarto punto, noi abbiamo 2 forme di governo in Italia, quella presidenziale, comuni e regioni, quella parlamentare, governo centrale.
con due handicap. Consigli regionali e consigli comunali contano poco o niente, perché si è fatta la riforma elettorale soltanto pensando alla stabilità, solo quello. Non so chi. Per cui il presidente si sa, però dopo consigli comunali contano niente, come sapete, consigli regionali più o meno lo stesso. Allora, il presidenzialismo serio ha ancora tempo, perché va ricostruito con grande cura, perché non sono strutture semplici da avere. Il presidenzialismo è possibile, sia ben chiaro, non è una bestemmia, va costruito bene. Qui abbiamo presidenzialismi che funzionano e quelli che non funzionano, cioè quello brasiliano o quello americano, sono due cose diverse. Insomma. Quindi di per sé significa soltanto che io mi reggo il capo dell'esecutivo. Poi cosa quello farà e cosa succederà, non lo dicono le regole, ma lo dicono i comportamenti. Il punto successivo è questo. Nella prossima legislatura avremo 200 senatori, 400 deputati. Ciascun senatore avrà un'utilità marginale altissima, perché se due senatori si mettono d'accordo fanno cadere un governo. Teniamo presente come stanno le cose. E quindi il problema di rendere stabile quella legislatura credo che sia un problema che qui dovremmo prestare una certa attenzione. Come? Ma io credo che c'è il problema della sfiducia costruttiva, è stato posto più volte, e il problema della voto a Camere Riunite, Parlamento e Seduta Comune su fiducia, sfiducia, legge di bilancio e qualche altra cosa essenziale. Se si esce da queste cose ci si condanna ad una stabilità ulteriore rispetto a quella che abbiamo visto sinora, in quanto si lega veramente a interessi molto contingenti. Mi permetto di aggiungere una cosa, che i costi della prossima campagna elettorale saranno molto alti. Pensate quanto sarà lungo un collegio elettorale per il Senato. Con 8.000 comuni, di cui circa tre quarti sotto i 10.000 abitanti, ciascuno ha il suo sindaco, ha il suo segretario del partito, del gruppo organizzato, bisogna viaggiare. Tutto questo ha un costo che non è assolutamente coperto dalle attuali leggi sul finanziamento delle campagne elettorali. È un tema che riguarda la democrazia abbastanza a fondo. Chi potrà fare la campagna elettorale? Chi sarà quello incriminato il giorno dopo le elezioni perché è andato al di là e così via, le spese. Un punto che io ritengo importante, finisco, è quello, stiamo attenti a non dare troppa fiducia alle regole. Le regole sono importanti, ma ti fanno, come dire, il guscio, poi ci vuole la polpa, diciamo così, no? E la polpa sono i comportamenti. E qui c'è un problema, insomma, no? Abbiamo assistito persino, scusate, ad una vicenda paradossale. Abbiamo nella nostra storia recente avuto un vicepresidente del Consiglio che ha sfiduciato il governo di cui faceva parte restando dentro. Che, insomma, è un po' paradossale. Se è consentito questo, c'è qualcosa che è di profondamente, come dire, discutibile nei comportamenti, voglio dire, non nelle regole. Questo è un problema di comportamenti. Allora forse anche comportamenti politicamente più coerenti sarebbero in grado di darci, di ricostruire quel rapporto di cui parlava Ernesto prima, di fiducia. Anche perché oggi c'è un problema dei rappresentanti, ma c'è un problema anche dei rappresentati. La società è scomposta, è liquida, disarticolata, ed è difficile rappresentare questa società, guardate. C'è un problema proprio, come rappresento? Le rappresentanze sono occasionali, non sono stabili. E le rappresentanze occasionali generano di per sé instabilità. Quindi c'è un problema che riguarda anche la ricomposizione, come dire, di aggregazioni sociali capaci di esprimere la capacità di essere rappresentati, scusate, non di rappresentare, la capacità di essere rappresentati, avendo un'omogeneità di fondo, di bisogni, di desideri, di aspettative, che consente a chi deve fare il lavoro parlamentare di rappresentarli adeguatamente.